Buongiorno a tutti. Come la Gabanelli si Buongiorno. trasforma da giornalista di inchiesta a giornalista su richiesta, puntando nuovamente il dito contro il FIR e contro oltre 140.000 risparmiatori e di famiglie, banche venete, Etruria, Marche ed altri. Vero Mario? Ci risiamo un'altra volta. Sì, il 28 di febbraio ha pubblicato sulla sua data room del Corriere della Sera un articolo intitolato Crack bancari, ecco come soci e speculatori si sono spartiti 1,5 miliardi di soldi pubblici. In pratica, i soci delle banche popolari vengono messi a fianco degli speculatori, che poi non si capisce chi siano questi benedetti speculatori. Sì, io mi permetto di dire, siccome è una giornalista e l'italiano lo conosce in maniera furbesca, usa dei sinonimi al posto di altri, quando lei dice spartire, la prendo dal vocabolario, andiamo nel Trecani, significato di spartire, il primo esempio che ci riporta la Trecani è appunto spartire il bottino. Noi non ci siamo spartiti assolutamente nulla e adesso lo spieghiamo in questo video. Noi ci siamo divisi un indennizzo e sugli speculatori. Concordo con quello che ha detto Mario, non solo, concordo anche con quella lettera che è arrivata al Corriere da un gruppo di associazioni nazionali vastissimo, tra cui c'è anche qualche singolo risparmiatore, non sono tutte associazioni, ma comunque condividiamo il punto espresso anche da quelle associazioni che hanno mandato al Corriere le loro rimostranze. Noi le spieghiamo in parte su questo video. Andiamo avanti, Mario. Sì, leggiamo un altro piccolo stralcio. Dice: 8 anni dopo il crollo di Veneto Banca di Popolare di Vicenza, si è concluso il più vasto e costoso indennizzo ai clienti frodati dalle banche. Intanto, anche qui è più che una frase, una polemica. E poi, più che dalle banche, in realtà siamo stati danneggiati dallo Stato, che ha riconosciuto un errore, l'errore di aver liquidato ben 11 banche in questo modo. E ha creato per questo il fondo indennizzo risparmiatori, che ricordiamo alla signora Gabanelli, anzi alla dottoressa Gabanelli, che la parola indennizzo, basta guardare la Trecani, indennizzo significa rimborso per un danno subito, e lo Stato ha riconosciuto di averlo subito questo danno. Di avercelo fatto subire. Sì, di Ha averci. riconosciuto di averci fatto subire un danno? Assolutamente, assolutamente. Condivido pienamente. Tra cui adesso anche il sinonimo di costoso lo andremo ad esaminare punto punto andando avanti. Perché secondo noi, cara dottoressa, questo FIR non è assolutamente costoso, non è costato assolutamente nulla. Se lei avesse approfondito meglio la notizia, avesse raccontato tutto quello che c'è da raccontare, alla fine i conti tornano e tornano a favore dello Stato. Andiamo avanti. Il dissesto si è innescato tra il 2013 e il 2015, leggo testualmente, quando Banca Italia e BCE scoprono che i bilanci si reggono su gravi irregolarità sempre sfuggite agli ispettori. Ma come? Ma come sempre sfuggite agli ispettori? Ma Banca d'Italia, il 27/10/2015, rilascia un documento in cui ammette candidamente che sapeva. E sapeva di Popolare di Vicenza, tanto che questo documento si chiama Chiarimenti sulla Banca Popolare di Vicenza, fin dal 2001, e aveva dato delle ammonizioni e anche delle multe a Popolare di Vicenza. E se la dottoressa Gabanelli non trova sta cosa, basta che vada sul nostro sito, noi che credevamo.com, c'è una funzione che si chiama Cerca, e basta che scriva Banca d'Italia e lo trova immediatamente. Sì, e tra l'altro noi quel documento l'abbiamo diffuso ai più nel momento in cui c'era la trasformazione delle banche per spiegare qual era la situazione all'interno della banca. E se la dottoressa Gabanelli voleva fare una informazione, una controinformazione come pensa di fare lei, come pensavo facesse io da anni, avrebbe dovuto prendere quel documento, leggerlo e chiedersi e divulgarlo a tutti. Ma perché si fanno dei controlli, li si mandano in banca e non li si mandano agli azionisti risparmiatori delle banche per renderli coscienti di quello che sta succedendo all'interno delle banche? Questa sarebbe stata una bella inchiesta che noi ci auguravamo potesse fare insieme ad altre che dopo vi diciamo. Poi va avanti dicendo: per evitare il fallimento delle due banche e il conseguente impatto disastroso sull'intera economia, nel 2017 il governo Gentiloni dispone la loro liquidazione coatta. Bene, questo è proprio il punto del costo, cara dottoressa Gabanelli. Il governo dispone la liquidazione coatta per evitarne il fallimento. Evitandone il fallimento ci esclude
qualunque possibilità di rifarci sulla banca e sui suoi attivi, che le ricordo, solo per le due Venete, all'interno delle due LCA che stanno liquidando gli attivi, ci sono quasi 12 miliardi di attivi. No 3 euro, 12 miliardi di attivi. Andiamo avanti con l'altra riga, Mario? In un altro punto più avanti dice che compra banca Intesa, ma con l'aiutino dello Stato, 4,7 miliardi per supportare l'operazione e altri 6 a garanzia dei prestiti. Ma questa, dice, ormai è storia. Come compra banca Intesa? Scusi, dottoressa Gabanelli. Allora, oggi per leggere il suo articolo abbiamo fatto un abbonamento che non ho capito se dura un mese, dura un anno, ma comunque non abbiamo ancora pagato nulla, però pagheremo 1 euro al mese. Diciamo che se leggiamo il Corriere della Sera Per solo un per questo anno. mese, solo per questo mese, Sì, potevamo esatto. comprarci due banche, perché abbiamo pagato un euro. E poi chiamiamo aiutino 4,7 miliardi, l'ha detto lei, per supportare le operazioni, più altri 6 miliardi a garanzia. Beh, se questo lo chiamiamo aiutino, io lo chiamerei come minimo aiutone, no? Ma. Sì, ma anche su Banca Intesa vogliamo dirla una cosa. Io voglio dirla sempre con gli articoli alla mano, perché poi Gabanelli, parlando di questa cosa, la dottoressa per deontologia avrebbe dovuto allegare una cosa a questo articolo, perlomeno sul sito, se non voleva dirlo in diretta, e cioè questa: Banca Intesa aiuta il gruppo Cairo e mette a disposizione 91,8 milioni per supportare Cairo su RCS, che è il gruppo che comprende il Corriere della Sera da cui lei scrive, e forse è per quello che vede un aiutino al posto di un aiutone. Cara dottoressa Gabanelli, cara dottoressa Gabanelli, pensava di gabbare noi, ma noi purtroppo non ci siamo, ci siamo fatti gabbare solo da Zonì, e gliel'abbiamo fatta vedere come ci è girata. Ma andiamo avanti. Le regole del mercato europeo fissano un principio netto: l'azionista, quando compra, sa di assumersi un rischio. Lei ha detto bene, le regole di mercato europee. Peccato che le due banche vere non fossero sul mercato, ma fossero società, banche, cooperative che cedevano quote di capitale ai propri risparmiatori, che diventavano quindi soci e per convenzione si sono chiamate azioni, ma non c'entra nulla con le regole di mercato. Dopodiché, ribadisco un'altra volta, stando alle regole, comunque alle normative, se le due banche fossero state fatte come era giusto, come era l'andamento, fallite, noi ci saremmo spartiti quelli che sono gli attivi, che invece sono andati l'Intesa al 50%, la parte buona, la parte cattiva degli attivi e più difficili da vendere, sono andati all'interno delle due LCA, 12 miliardi da una parte e altri miliardi dall'altra. Fatta somma totale, se lei la facesse, noi ci saremmo spartiti molto di più di quanto ci è arrivato dal FIR. Il FIR, quindi, noi l'abbiamo voluto come associazione e siamo stati quelli che l'hanno spinta più di tutti con la riunione del governo giallo-verde, con Di Maio e Salvini a vicenda, che lei critica così pesantemente per aver forzato la mano, e invece noi ringraziamo, perché si sono resi conto della forzatura voluta con la liquidazione coatta dallo Stato, dal danno che questo aveva recato nel territorio, bruciando 11 miliardi di risparmi di gente che, come si dice alle nostre parti, lavora, si tira sulle maniche e lavora, non so dalle sue parti, ma dalle nostre si lavora molto. Ciao signora Gabanelli, andiamo avanti. Dice ancora, e per la prima volta è possibile sapere quanti sono e quanto hanno incassato. L'articolo della dottoressa Gabanelli è apparso il 28 di febbraio alle 6:45 del mattino. Ad oggi, e adesso vi facciamo vedere oggi il sito di Consap, eccolo qui, lo mettiamo in sovraimpressione. Ad oggi l'ultima informativa della Consap è del 21 novembre 2023. Ha preferito darle a un giornalista piuttosto che darle a noi, insomma, è palese questa roba qui. Perché bisogna dire, noi con la nostra associazione rappresentiamo oltre 3.300 soci risparmiatori delle vecchie banche, noi gli abbiamo chiesto i documenti, a Eh noi sì. ad oggi non è arrivato nulla. Cara Consap, io al di là delle moine che qualcuno può farvi e dirvi che avete lavorato bene, noi abbiamo riscontri tutti i giorni che non avete lavorato bene, ma non solo non avete lavorato bene, con questo comportamento altamente scorretto vi siete giocati l'ultima possibilità di fare bella figura, perché potevate fare bella figura dando i dati alla Gabanelli e pubblicandoli sul sito. Invece li avete solamente dati alla Gabanelli, perché avete ceduto alla lusinga del potere della giornalista e dei giornalisti del Corriere della Sera. Non avete ceduto al vostro dovere di informazione quale ente pubblico verso gli aventi diritto. Una volta in più confermo, ma lo avete confermato
dimostrato poi con questa azione, cara Consa, che vi siete anche, oltre ad aver fatto un sacco di errori, ma chi lavora sbaglia. In Veneto questo lo sappiamo. Voi vi siete offesi perché giù a Roma qualche ufficio di pubblica amministrazione, quando dici che lavora male, si offende. Voi vi siete offesi subito. Noi abbiamo solamente sottolineato gli errori, non abbiamo detto che avete fatto schifo. Però con questo atteggiamento e con questo ultimo comportamento vi siete tolti l'ultima possibilità che avevate di fare bella figura pubblicamente. Adesso questa cosa è pubblica, avete fornito i dati a lei, non li avete forniti a noi, non li avete forniti neanche a tutti gli altri interessati, potrebbero essere anche i contribuenti italiani. Un altro punto dove scrivono, lo scrive la Gabanelli, dalla normativa esclusi solo i professionisti del settore e chi ha rivestito ruoli di vertici nelle banche, quindi in teoria chi sapeva, chi poteva sapere, è stato escluso dalla normativa, quindi è stata fatta una normativa con un senso anche morale e civico, secondo me, come poche altre leggi in Italia, e ringraziamo il professor Dolmetta che l'ha ispirata. Anche questo c'è da dire, ma la notizia delle notizie, secondo la Gabanelli, è che la maxi spartizione del bottino del FIR c'è un componente del CDA delle banche che ci ha provato, ma era escluso dalla normativa, lo dice qualche riga prima, quindi vede, la legge è stata scritta bene, questo non lo dice, è un famoso ex calciatore che sperando nel rimborso automatico ha dichiarato i pochi guadagni ottenuti in Italia, ma non il patrimonio milionario ottenuto all'estero. Allora, le ribadisco, cara Gabanelli, che questa norma ha un senso di civiltà. Siccome c'è la liquidazione coatta, forzata dallo Stato, tutti nel FIR, e di questo sono orgoglioso, al di là del reddito che avevano diritto al rimborso. Chiaro? Bene, rimborso. Se questi sono gli speculatori, anche questo calciatore, per quanto abbia sbagliato il canale, non è uno speculatore. Vogliamo dirlo chiaramente, anche questo calciatore, seppur ha sbagliato il canale, non è uno speculatore. E se abbiamo fatto un articolo di 6 pagine per dire che un calciatore ha sbagliato binario nel rimborso dove voleva fare, se qua siamo arrivati al giornalismo, siamo veramente in braghe di tela. Siamo veramente in braghe di tela. Andiamo al prossimo punto. Dice: avanzano ancora circa 150 milioni. Gli azionisti vorrebbero prendersi pure quelli. Ci auguriamo che lo Stato decida di tenerseli per aiutare magari qualcun altro. Vabbè, ho capito io, però perché non ci spiega sta cosa? A parte che a noi i conti risultano diversi, potrebbero essere di più di 150, ma quello è un dettaglio. Ma i dati da lei non li abbiamo, ci Esatto, noi fidiamo. non li abbiamo, Ci però fidiamo. per che motivo? Per una legge in cui sono stati stanziati più di 1,5 miliardi e avanzerebbero 150 o quello che avanza, questi soldi dovrebbe tenerseli lo Stato quando per legge è stato deciso che debbono essere dati ai risparmiatori sotto forma di un indennizzo. Sai cosa mi sembra, Mario? Siamo stati a Roma lunedì scorso. Questo è lo stesso ragionamento che certi apparati dello Stato ci hanno fatto dentro i palazzi, ti ricordi? Sì, mi ricordo, sì. E questo ragionamento ce l'hanno fatto apparati all'interno dei palazzi, certi funzionari all'interno dei palazzi la pensano esattamente come la Gabanelli. Fatalità, noi andiamo a Roma il lunedì e questo articolo che doveva venire fuori 50.000 volte, settimane fa, giorni fa, è Davvero. fuori esattamente 2 o 3 giorni dopo che noi siamo scesi a Roma, abbiamo chiesto la spartizione di questi 150 o più ulteriori milioni. Di qua mi viene il sospetto che ci sia, perché lo stesso augurio che si fa alla Gabanelli se lo facevano anche all'interno dei palazzi del MEF, qualche funzionario, ribadisco, senza specificare chi potrebbe essere l'altro beneficiario. A parte che le leggi vanno rispettate, ma dopo qua nasce la mia domanda. Se la Gabanelli sia ancora una, a questo punto, giornalista di inchiesta o una giornalista su richiesta, perché sembra proprio che questo articolo qua sia uscito per far comodo a qualche funzionario all'interno del MEF. MEF che non ce la racconta tutta giusta, vogliamo dirlo, come non ce la racconta giusta l'articolo della Gabanelli, e poi voglio tirare un paio di bordate giusto perché è nostra abitudine dire le cose scomode. Pensavo fosse un'abitudine anche della dottoressa Gabanelli, ho scoperto che non è così. Diamo un paio di bordate. Cara dottoressa Gabanelli, come le dicevo, l'operazione a fine del FIR si chiude a favore dello Stato. Per quale motivo? Perché le due banche avevano degli attivi, questi attivi vengono liquidati dalle LCA e sopra ci sono le garanzie dello Stato che ha dato ad Intesa. Quindi lo Stato,
non si riprende i soldi che ha dato ad Intesa all'interno della LCA. Peccato che pochissimi, pochissimi se non noi, a nostra conoscenza, abbiano messo gli occhi all'interno della liquidazione della LCA su quella di Veneto Banca per la dottoressa Capanelli. Abbiamo presentato un esposto dopo aver fatto di decine e decine di richieste per capire come stanno venendo spartiti gli attivi della banca e senza aver mai avuto nessuna risposta. Ci sono movimenti molto strani dove c'è un commissario che sembra abbia un ruolo di conflitto di interesse, ma questo non interessa neppure a lei. Quanto è costato il PIR? Come le ripeto, zero. Ma quanto ci è costato invece dare le banche ad Intesa e non farle fallire, ma farle liquidare? Beh, guardi, le posto questo articolo che fa storia, perché lei dice che su questo se ne è parlato abbastanza, secondo noi assolutamente no. Banche Venete, il no di Padoan ai fondi ci costa quasi 13 miliardi. Quattro buchi, gruppi, scusate, finanziari internazionali avevano presentato un'offerta al Tesoro che non ha mai risposto. Quindi c'era qualcuno che le due banche venete se le voleva comprare, non gli è stato consentito di comprarli. Questo in realtà quanto ci è costato? Perché l'operazione FIR, come le ho spiegato, si chiude a zero e forse a favore dello Stato. Queste operazioni invece non si sono chiuse a zero e a favore nostro. Cara la nostra dottoressa, eccolo qua un altro articolo della Repubblica che dice esattamente la stessa cosa. E questi sono molto più vicini a lei che a noi. Mi dispiace ancora, cara dottoressa Gabanelli, che lei usi il suo potere per puntare il dito contro i poveri risparmiatori e guardare cosa hanno preso i poveri risparmiatori truffati e frodati. Tutti, 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 ma non solo da Zonin e Consoli che hanno gestito male le banche, anche da chi ha deciso che dovevamo essere coattamente liquidati e non potevamo fallire. E non dovevamo fallire. Normativa tra cui poi, le sottolineo, il FIR è stato approvato dalla Commissione europea e dalla commissaria Vestager, alla quale siamo andati a parlare, che ha approvato il fondo FIR, quale radice comoda anche in Europa. Fondo FIR, cara dottoressa Gabbanelli, questa sì che è una notizia, che è un'anteprima a livello non solo italiano, ma anche europeo. Europa che ha sposato la legge dei bail-in, che è quel famoso salvataggio interno degli istituti di credito, per il quale se sbaglia Zonin e Banca d'Italia non controlla o controlla male, a pagare sono io, Mario, Maria, Piero, Tony, Franco, Francesco, Filippo, Mauro, Mario, Barbara, Davide, Sonia, chiaro? Questa è l'assurdità della norma che è stata introdotta e questa è la pezza che noi abbiamo messo e con l'ok dell'Europa, cara dottoressa Gabanelli, nella quale lei per la seconda volta sta puntando il dito. Noi questa volta le diciamo no, il dito lo puntiamo noi verso di lei, verso i soci del suo giornale per il quale lei scrive e le dico la sincera verità, pensavamo che lei usasse il suo potere da grande giornalista per fare inchieste molto più scomode, magari capire chi erano questi quattro fondi e perché il caro ministro quella volta disse di no, perché questo sì che ci è costato un sacco di cose, un sacco di soldi. Invece il FIR, diciamolo Mario, diciamolo, invece il FIR è una pietra miliare e nel caso in cui si volesse fare la stessa cosa con altri istituti, si può fare perché esiste il FIR e esiste un precedente non solo in Italia, ma anche in Europa. Così in Germania, così in Austria e così da altre parti. Perché le ricordo, cara dottoressa Gabanelli, che gli stessi problemi che avevano al fondo le banche italiane venete, le avevano anche altre banche. Ad esempio, la legge questa, riesce a leggerla? Unibanca premiata dall'esclusiva vendita sportelli a Banca Popolare di Vicenza, un articolo del 2007. Banca Popolare di Vicenza, con l'ok di Banca d'Italia, e noi lo sappiamo perché le cose, cara dottoressa Gabanelli, le abbiamo studiate non con i paraocchi. Comprava sportelli bancari a surplus di valore assicurando il Tier 1 qua ad esempio a UBI perché UBI non aveva il Tier 1 prima di fare la cessione a Banca Popolare di Vicenza. Quindi la storia, cara la mia dottoressa, va spiegata esattamente come la stiamo spiegando noi. Ci sono altri punti che potremmo approfondire, vero Mario? Ma noi la sfidiamo pubblicamente. Venga, organizziamo qui a Vicenza, nel suo studio, a casa sua, nel suo giornale, nella sua assemblea, nella sua arena, dove vuole. Noi le portiamo i risparmiatori, le nostre idee e le nostre convinzioni e i fatti. Lei ci porta i suoi, perché se lo scandalo è che un calciatore milionario ha sbagliato binario di rimborso, se lo scandalo è questo, se la spartizione sta in questo, è veramente un povero articolo fatto su richiesta, per quanto mi riguarda.